Spesse volte noi siamo calabresi, si dice si va a Milano al nord a curarsi, ecco, che c'è una sanità che funzioni, mentre in realtà neanche al nord funziona la sanità. È così? È così, è esattamente così. Bisogna distinguere. Qua in Lombardia noi abbiamo delle punte d'eccellenza nella sanità. Se uno ha un tumore e ha bisogno di una terapia sperimentale, qua in Lombardia quella terapia sperimentale c'è. Se ha bisogno di interventi di alta tecnologia sanitaria, quelli in Lombardia ci sono. Quello che non funziona è la sanità di tutti i giorni. Quindi parliamo di pronto soccorso. Ma pronto soccorso è un disastro, ci sono attese di ore e ore, c'è anche chi rischia di aspettare 10, 12 ore. Non parliamo delle liste d'attesa. Per esempio, per una prostatectomia si devono aspettare 50 mesi, cioè più di 4 anni. Per una colecistectomia si devono aspettare 1300 giorni e le persone non riescono più a curarsi e sono quindi obbligate, quelle che hanno i soldi, ad andare nella sanità privata e quindi a pagare le visite e gli interventi. E tanta gente non si cura perché non ha i soldi per potersi curare privatamente e deve aspettare. E in medicina aspettare significa anche che c'è il rischio che la malattia evolva, e lo dico come medico. Quindi è un cancro che c'è in tutta l'Italia, ecco, possiamo dire, dalla punta dello stivallo fino ad arrivare al nord. Sì, quello che però differenzia la Lombardia da altre regioni è che qui noi fino a 25-30 anni fa avevamo una sanità che funzionava. Hanno voluto distruggerla appositamente per permettere ai privati di fare profitto, di fare business. E questo si è visto quando è arrivata la pandemia. Do un dato di cui non parla nessuno. Se la Lombardia fosse una nazione indipendente, come a suo tempo voleva Bossi 30 anni fa, beh, pensate, la Lombardia sarebbe al sesto posto tra tutte le nazioni del mondo come numero di morti ogni 100.000 abitanti. Noi abbiamo superato i 450 decessi da Covid, sto parlando di Covid, ogni 100.000 abitanti. Un primato praticamente mondiale, al sesto posto nel mondo. Cosa vuol dire? Che il servizio sanitario, quello rivolto a tutti i cittadini, non funziona. Qua hanno investito solo e unicamente sulla sanità privata. E il privato quando entra in sanità, che cosa fa? Il privato. Eh sì, ma il business dove lo fa? Non lo fa mica quando si occupa degli anziani, non lo fa sui pronto soccorsi, non lo fa sui dipartimenti d'emergenza. Investe solo in quei settori dove può trarre grande profitto. Ecco, noi cosa, il lancio che mandiamo ai calabresi che ci stanno guardando attraverso questa emittente, ecco, cosa è il lancio, cosa diciamo ai calabresi? Spesse volte fanno i viaggi della speranza, ecco. Che siamo tutti nella stessa barca. Bisogna mettere in piedi un movimento nazionale in grado di cambiare le cose. Noi dobbiamo dire che devono arrivare molti più soldi alla sanità, che devono andare molti più soldi alla prevenzione e che il privato che si accredita col pubblico deve rispettare delle regole, deve pagare i lavoratori quello che è giusto e soprattutto i tempi di attesa per il privato accreditato, cioè che lavora col Servizio Sanitario Nazionale, devono essere gli stessi per chi arriva col servizio pubblico e chi arriva privatamente. Questi sono alcuni punti fondamentali e dobbiamo dire no ai medici a gettone, perché questo è un fenomeno gravissimo che fa scendere anche la qualità della nostra sanità. Ecco, in Calabria il presidente della regione Calabria, Occhiuto, porta i medici cubani con i suoi colleghi. Cosa ne pensa di questo? È stata una scelta buona? Calabresi, siete fortunati. I medici cubani sono bravissimi. Noi li abbiamo visti qua all'opera durante la pandemia, in Lombardia e in Piemonte. Hanno fatto un lavoro incredibile. Pensate che la sanità cubana ha ricevuto diversi premi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio per la capacità di gestire la medicina sul territorio e anche per la capacità di gestire le terapie e i farmaci con costi 10 volte inferiore ai nostri. Hanno una competenza incredibile e lavorano ormai in tutto il mondo. Non fatevi scappare. Sono Vittorio Agnoletto, sono medico,
insegno all'Università Globalizzazione e Politiche della Salute e sono nel Direttivo Nazionale di Medicina Democratica.